Ciao, sono Simone Brancozzi, consulente aziendale e commercialista. Oggi ti voglio parlare di come poter ottenere risultati diversi facendo il lavoro che stai facendo. Famosissima, che dice che è da imbecilli continuare a fare sempre le stesse cose ed aspettarsi risultati diversi. Ora, se tu sei un collega, chiaramente pensi, forse penserai, mettiamoci forse, che il futuro sarà uguale al passato, cioè che noi continueremo ancora a fare le contabilità, a fare i dichiarativi, a fare i bilanci, come se niente cambiasse. Bene, chiaramente puoi capire che se ti poni la domanda il futuro sarà uguale al passato, la risposta è no, certamente il futuro sarà diverso. Ecco, la mia personale opinione è che il futuro della consulenza aziendale, il futuro del commercialista è molto molto diverso rispetto all'attuale. Quindi cosa occorrerebbe fare? Occorrerebbe cambiare un po' le cose che noi facciamo. La prima, iniziare a formarsi su temi diversi, non solo sul fiscale ma su temi che interessano veramente l'imprenditore, quali potrebbe essere il controllo di gestione, il marketing, il risanamento aziendale, la consulenza finanziaria professionale, insomma aree ad alto valore aggiunto. Per poter far questo hai bisogno di liberare del tempo, quindi devi iniziare a delegare, devi iniziare a buttare fuori dallo studio il basso valore aggiunto e dedicarti a questo spazio. Io ti porto l'esperienza di alcuni miei colleghi, della mia, perché adesso tu starai pensando, sì, i miei clienti in controllo di gestione, sì, i miei clienti in web marketing, ma sono trogloditi, sono delle capre. Ecco, questo è un alibi che ci diamo perché noi siamo pigri, noi in realtà vogliamo morire a fare le dichiarazioni, noi in realtà vogliamo morire a fare le contabilità, noi godiamo a fare le contabilità, quindi vorremmo che il nostro futuro sia pieno di contabilità e pieno di dichiarazioni. Questa è la verità. Perché se così non fosse, tu volessi veramente fare dei servizi diversi al tuo imprenditore, lo prenderesti e faresti insieme a lui, oppure faresti capire a lui che c'è bisogno di formarsi. Molti miei colleghi agli eventi che facciamo nella nostra Business Academy, nella nostra Accademia di Imprese di Fano, portano con loro i loro clienti. Qual è l'effetto? Che il cliente rimane estasiato dalla conoscenza di cose che lui non sapeva. Apprezza tantissimo il coprofessionista che lo ha accompagnato e che gli ha permesso di conoscere l'esistenza di questi nuovi strumenti, di queste nuove tecniche di gestione aziendale. Quindi la cosa che ti propongo oggi è: prendi i tuoi migliori clienti, se tu metti in classifica il fatturato del tuo studio vedrai che con i primi 10-15 clienti fai il 75% dello studio. Ora ti dico, prendine 5, li inviti con te e li porti a fare un po' di formazione magari alla nostra Business Academy. Adesso c'è l'occasione di partecipare a luglio, qui sotto trovi tutte le date, tutte le spiegazioni, all'evento nazionale sul cruscotto di controllo, un evento che ti permetterà a te di imparare qualcosa e di poterlo poi applicare ai tuoi clienti, ai tuoi clienti di capire l'importanza di dotarsi un sistema di gestione aziendale strategico, di controllo e gestione strategico, e insieme di potergli poi fornire un servizio oltre a quello che già gli dà, quindi il tuo fatturato ne migliorerà, il tuo tempo speso per quel cliente sarà più ottimizzato perché a parità di ore o anche lavorandoci leggermente di più incasserai di più. Questa è la via che dobbiamo fare. Io ti posso portare, se vorrai venire, qualche nome di collega, ma adesso che ci hanno preso gusto ogni volta portano clienti diversi, e anche perché stai tranquillo, nessuno tocca niente a nessuno, cioè se la tua preoccupazione è che porti il cliente e poi lo fai conoscere ad altre persone, questi
possono portarti via il cliente, è un problema molto più grave di questo, di non venire a fare. Significa che non sei sicuro di quello che fai, o significa che hai paura che quello che stai facendo per il tuo cliente è troppo poco e quindi lui potrebbe abbandonarti. Questo è un ulteriore campanello d'allarme che dovrebbe appunto spingerti a fare qualcosa di valore aggiunto per il tuo cliente. Io ti invito quindi a farlo, controlla qui sotto, c'è un'offerta tutto compreso, corso, vitto, alloggio e anche una persona gratis. Quindi lascia da parte le dichiarazioni, lascia da parte il fiscale, lascia da parte il contabile, fai un investimento sui suoi collaboratori, falli crescere e affida a loro queste cose. Tu dedicati al tuo futuro e al futuro dei tuoi clienti. E la nostra Accademia di Imprese, il scopo di controllo, è un primo passo verso questo fare cose diverse per ottenere risultati diversi. Un caro saluto da Simone Precozzi.